I soldi non crescono sugli alberi, quindi oltre ad insegnarvi come guadagnare qualcosa, link al video nelle schede e in descrizione, oggi voglio insegnarvi come andare a risparmiare. Da adolescente non l'ho fatto ed ho iniziato a risparmiare soltanto quando ho cominciato il mio lavoro a tempo pieno. Non fate i miei stessi errori e seguite i miei 15 consigli. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gian e oggi vediamo insieme come andare a risparmiare essendo studenti ed adolescenti. Come sempre, prima di cominciare, vi chiedo di iscrivervi al canale per altri video come questo e tanto altro sul mondo della tecnologia. Mi raccomando, ricordatevi di attivare la campanella per essere sempre notificati ogni volta che pubblico un nuovo video. Fate anche un giro sul mio canale di Telegram, che si chiama JustTech, esattamente come il canale YouTube. Qui pubblico tutte le date di uscita dei prossimi video e i progetti ai quali sto lavorando in anteprima. Quando ero uno studente, i soldi entravano nel mio portafoglio davvero pochissime volte all'anno, compleanno, Natale e altre feste speciali. La maggior parte delle volte, prima ancora che questi soldi arrivassero, sapevo già che cosa comprare, quindi non c'era neanche il tempo proprio di vederli, che subito, puff, sparivano, non c'erano più. Col senno di poi, aver messo qualcosa da parte sicuramente sarebbe stato buono. Non è mai troppo presto per cominciare. Iniziamo subito con il mio primo consiglio, che è quello di aprirvi un conto in banca, se ancora non l'avete fatto. Questo vi servirà perché se seguirete tutti i prossimi consigli su come risparmiare, vi servirà un posto dove mettere questi soldi. Nasconderli da qualche parte in casa non è esattamente sicuro ed averli sempre sott'occhio in qualche modo ci tenta di più. Parlo per esperienza, i soldi che ho nel portafoglio spariscono sempre ad una velocità ultrasonica, i soldi che ho invece in banca no, perché ci penso magari di più prima di andarli a prelevare. Come bonus, all'interno dell'applicazione delle banche troverete lo storico dei vostri pagamenti e dei vostri prelievi. In questo modo saprete effettivamente quanto andate a spendere ogni mese e in qualche modo sarete più consapevoli delle vostre spese. Una possibile obiezione potrebbe essere: ok, ma i conti correnti costano, quindi se io metto pochi soldi sul mio conto corrente, magari non lo so, una volta ogni 3 mesi e ogni mese la banca mi prende un po' dei miei soldi, sicuramente non è un buon modo per risparmiare. Ed è qui che vi sbagliate, perché la maggior parte delle banche offrono dei conti correnti a tasso zero fino ai 25-30 anni, dipende dalla banca. In questo modo non è vero che tutti i mesi la banca andrà a prendervi parte dei vostri soldi. Niente più scuse. Il mio secondo consiglio è quello di mettere da parte metà delle vostre entrate. Ogni volta che vi danno dei soldi, non lo so, 50 euro, 100 euro, dividete a metà questa cifra, metà va sul conto corrente, intoccabile, e l'altra metà la potete utilizzare per cose che volete comprarvi in quel momento, uscite con gli amici, quello che volete. Questo consiglio è probabilmente il più difficile da applicare, ma anche il più utile. Va da sé che risparmiare è il contrario di spendere, quindi se vogliamo risparmiare, in qualche modo dovremo fare dei sacrifici, dovremo non fare qualcosa o non comprare qualcosa. Se riusciamo però, tra virgolette, a metterci in testa che abbiamo sempre e solo a disposizione metà dei soldi che ci entrano, sarà più facile risparmiare. Dobbiamo essenzialmente essere in grado di vedere i soldi che arrivano come la metà. Arrivano 300 euro, ok, ne ho 150. Gli altri è come se non ci fossero, vanno su questo conto e non li devo vedere come soldi utilizzabili. Se riuscirete a fare vostra e a rispettare questa regola, sarete sicuramente sulla strada giusta per risparmiare davvero tanto. Eccoci adesso al terzo consiglio, se vogliamo un consiglio motivazionale. Perché dobbiamo risparmiare? Se non abbiamo nessun motivo, sarà difficile farlo in modo continuo e costante. Se invece abbiamo un obiettivo, sicuramente sarà più semplice perché abbiamo un motivo per cui stiamo risparmiando e quindi saremo incentivati a risparmiare sempre di più. Un esempio potrebbe essere l'ultimo modello di iPhone, l'ultimo MacBook, la Reflex dei sogni, insomma cose che tipicamente gli studenti non possono permettersi. Quindi, se avete dei motivi, degli obiettivi per cui risparmiare, starete molto più attenti alle vostre spese e quindi sarete più incentivati a risparmiare. Il quarto consiglio è per tutti gli spendaccioni che partono ad inizio settimana con una buona quantità di soldi e arrivano alla fine completamente al verde. Sicuramente una volta sarà successo a tutti, a me succede spesso in vacanza. Parto con davvero tanti soldi e torno indietro che non c'è più niente, sono finiti tutti. In qualche modo però in vacanza lo accetto, perché se vado a divertirmi, voglio essere senza pensieri, in qualche modo le cose belle costano e quindi ha senso, almeno in vacanza, lasciarsi andare il più possibile. Ad ogni modo, tornando al consiglio, segnatevi le vostre spese, a prescindere da quali sono, tutte, la birra con l'amico, il pranzo in compagnia, tutto quello che spendete, almeno per un mese, in modo tale che alla fine del mese possiate effettivamente vedere quanto avete speso e quali sono le attività che effettivamente vi portano via più soldi, dove magari potete andare a tagliare qualcosa. Il quinto consiglio per risparmiare riguarda tutti gli abbonamenti per servizi di streaming, quindi Netflix, Disney Plus, Spotify, Apple Music e così via. Questi servizi in qualche modo costano poco se sono presi singolarmente, se però andiamo a sommarne 2, 3 o 4, effettivamente costano un bel po' tutti i mesi. A favore di questo ho fatto un video settimana scorsa su Together Price, un sito che ci permette di ottenere degli sconti davvero fantastici su questi abbonamenti di streaming. Trovate il video nelle schede e nella descrizione del video.
Utilizzando Together Price potreste risparmiare oltre 200 euro all'anno. Eccoci adesso al sesto consiglio, ovvero l'utilizzo di un budget mensile. Nessuno studente che conosco effettivamente a inizio mese sa quanto può andare a spendere e poi effettivamente crea un budget in base a questo. Io, ad esempio, non l'ho mai fatto. Questo però è sbagliatissimo e adesso vi spiego perché. Se noi abbiamo una certa quantità di soldi all'inizio del mese e sappiamo che ci devono bastare fino alla fine, allora dobbiamo capire essenzialmente quanto possiamo spendere ogni giorno. Quindi se noi prendiamo questa cifra e la dividiamo per 30 o per 31 a seconda del mese, andiamo a trovare quanti soldi possiamo spendere al massimo ogni giorno. Ed è una cifra importante, io lo chiamo numero magico. Se ogni giorno spendiamo più soldi rispetto a questo fantastico numero magico, sappiamo che prima della fine del mese ci ritroveremo senza soldi. Se invece andiamo a spendere meno soldi rispetto alla quantità del numero magico, allora in qualche modo stiamo addirittura risparmiando. Quindi più ci teniamo lontani dalla soglia massima di spesa e più effettivamente ci ritroveremo a fine mese. Facciamo un esempio, 1000 euro al mese. Non so che studente possa avere questo tipo di entrata, però mettiamo che sia così. Noi guadagniamo 1000 euro tutti i mesi e quindi dobbiamo capire quanto possiamo spendere ogni giorno. Prendiamo 1000 e lo dividiamo per 30. Otteniamo circa 33. E quindi questo è il nostro numero magico. Se un giorno spendiamo 40 euro, sappiamo che abbiamo superato la soglia e quindi il giorno dopo dovremo stare un attimo più tranquilli. Se invece spendiamo, non lo so, 20 euro, sappiamo che abbiamo risparmiato un giorno 13 euro. E se sommiamo tutti i giorni i risparmi, sappiamo effettivamente quanto ci ritroveremo alla fine del mese. Settimo consiglio, un consiglio pratico. Andiamo tutti al cinema. Adesso che c'è il Covid, magari no, però in generale diciamo di sì. Forse non lo sapete, ma ogni cinema ha 2 o 3 giorni al mese in cui fa degli sconti davvero incredibili. Qualcosa come tutti i film a 3 o 4 euro. Quindi perché andare un venerdì o un sabato sera quando spendiamo 10 euro per un biglietto, quando possiamo andare, non lo so, il primo mercoledì del mese e spenderne 3? Oltre a questo, alcuni cinema fanno ulteriori sconti se dimostriamo di essere studenti, quindi non lo so, utilizzando il tesserino universitario oppure ancora la tessera Io Studio. Quella del cinema è un po' una metafora, dobbiamo andare a cercare là fuori tutte le migliori offerte e tutti i migliori compromessi che riusciamo a trovare. Perché fare una cosa un determinato giorno quando possiamo farla un altro giorno e spendere di meno, ad esempio, non lo so, le giornate gratis nei musei piuttosto che eventi particolari. Dobbiamo stare un attimo attenti a queste cose e cercare effettivamente di andare nei momenti in cui le cose costano meno. Passiamo adesso all'ottavo consiglio, anche questo se vogliamo è un consiglio pratico. Perché spendere tantissimi soldi nell'abbonamento per il nostro cellulare? Gli operatori più classici come TIM e Vodafone hanno in media abbonamenti che vanno dai 15 euro in su. Niente paura, perché potete sempre cambiare operatore. Ce ne sono davvero tantissimi che fanno dei prezzi stracciati. Iliad, il più conosciuto tra i low cost, Poste Mobile, che è un'altra opzione davvero fantastica low cost, oppure ancora O-Mobile. In genere i prezzi di questi 3 operatori low cost si aggirano intorno ai 5-7 euro al mese. Facciamo finta di avere adesso un abbonamento con Vodafone da 15 euro al mese. Se passiamo ad Iliad a 7 euro al mese, quanto andiamo a risparmiare? Circa 100 euro in un anno. Non è esattamente poco, se no non lo so, 5 cene fuori con i nostri amici oppure 100 euro in più per l'acquisto di qualcosa che davvero ci interessa. Eccoci adesso al nono consiglio, aspettare prima di comprare qualcosa. In che senso aspettare? Perché aspettare dovrebbe cambiare le cose? Se c'è qualcosa che desideriamo da tanto e che vogliamo comprare, allora in questo caso non ha senso aspettare. Abbiamo in qualche modo già aspettato prima e sappiamo che è una cosa che vogliamo. Se invece abbiamo aggiunto qualcosa al nostro carrello di Amazon, magari di istinto, di impulso, dopo che abbiamo visto, non lo so, un influencer su Instagram che mostrava questo prodotto, allora questo è il caso in cui magari ha senso aspettare un attimo e capire se effettivamente questa cosa ci è piaciuta perché l'abbiamo vista, diciamo, in quel momento e siamo stati attirati da quello che abbiamo visto, oppure se è una cosa davvero che ci serve. Qual è il giusto tempo per capire se una cosa davvero la vogliamo oppure se abbiamo soltanto ascoltato l'impulso del momento? Secondo me 2 o 3 giorni. In questo lasso di tempo possiamo effettivamente riflettere sull'acquisto che vogliamo fare e possiamo capire se è una cosa che ci serve e che vogliamo oppure se effettivamente possiamo farne a meno. Decimo consiglio, consiglio pratico, e parliamo di vestiti. Il consiglio è non solo vestiti di marca. Io non ho mai avuto di questi problemi. Finché ero uno studente ho sempre acquistato prodotti che non erano effettivamente di marca, quindi non lo so, H&M, Primark, già Zara e qualcosina sopra, però diciamo questi erano i 3 negozi dove effettivamente andavo a fare le mie compere. Ci sono però davvero tantissime persone là fuori che non acquistano un prodotto se non è di una marca conosciuta, e secondo me questo è un gravissimo errore. Non vi sto dicendo di non acquistare mai più qualcosa di marca, vi sto dicendo che c'è un ampio potenziale di risparmio nell'andare qualche volta da H&M piuttosto che andare da Tommy. Ci sono sicuramente alcuni vestiti che possiamo soltanto trovare in alcuni negozi particolari, ma ci sono altrettanti vestiti che possiamo effettivamente trovare ovunque e non ha senso secondo me spendere soldi in più per la marca. Vi faccio un esempio, una maglietta nera, completamente nera. Se c'è il loghino di Tommy costa 40 euro,
se non c'è niente sopra costa 10, perché mai dovrei prendere una maglietta a 40 euro quando posso prenderne 4, non lo so, di 4 colori diversi? Secondo me è una cosa che non ha senso. Oppure ancora potrei acquistare una maglietta e risparmiare 30 euro, che è ancora meglio. Il mio punto è che spesso e volentieri tra due vestiti cambia davvero soltanto il logo e non ha senso spendere i soldi in più per avere questo loghetto attaccato sul vestito, almeno secondo me. Passiamo adesso all'11° consiglio, imparate a cucinare. Questo è un consiglio davvero fantastico per tutti gli studenti fuori sede. Spesso e volentieri gli studenti fuori sede non hanno voglia di cucinare, quindi comprano qualcosa di pronto in università oppure al bar. Facciamo finta di essere studenti fuori sede e tutti i giorni acquistiamo un panino a 5 euro. Se facciamo la stessa cosa per 20 giorni al mese, ovvero il giorno in cui si va in università, spenderemo circa 100 euro tutti i mesi soltanto in cibo. Se provassimo a portare una schiscetta per la metà delle volte, già andremo a portare questa spesa da 100 a 50 euro, il che secondo me è più ragionevole. Non dovete diventare Gordon Ramsay, dovete soltanto farvi una schiscetta con qualcosa di commestibile in modo tale da non spendere dei soldi a pranzo e risparmiarli per qualsiasi altra cosa. Passiamo subito al 12° consiglio, l'utilizzo dei mezzi pubblici. Spesso e volentieri università e scuole non sono esattamente dietro l'angolo e se siete abbastanza fortunati da avere una vettura tutta vostra, magari la usate tutti i giorni per recarvi in università oppure a scuola. In questo non c'è niente di male, il problema però è che le macchine consumano carburante e questo carburante costa davvero un sacco di soldi. Se vi interessa risparmiare, potrebbe avere senso considerare l'idea di fare lo stesso tragitto utilizzando i mezzi pubblici, magari mettendoci qualche minuto in più, però andando a risparmiare davvero tanti soldi. Vi faccio il mio esempio, io vado al lavoro e non vado in università, ma ad ogni modo mi devo spostare tutti i giorni da casa al lavoro. Ogni volta al mese spendo circa 200 euro in benzina, il che secondo me è tantissimo. All'anno sono circa 2.400 euro, una cifra davvero assurda. Se facessi invece lo stesso tragitto utilizzando i mezzi pubblici, sarebbero all'anno circa 700 euro. Purtroppo per me fare una roba del genere significherebbe aggiungere 30-40 minuti al viaggio tutte le mattine, tutte le sere e andare effettivamente a cambiare 3 mezzi pubblici, il che secondo me non ne vale esattamente la pena. Altrimenti lo farei davvero senza problemi. Secondo me la coppiata giusta potrebbe essere mezzi pubblici e monopattino elettrico. 13° consiglio, utilizza i coupon. Spesso e volentieri quando acquistiamo qualcosa online c'è il famoso box per inserire dei codici sconto. Cerchiamone qualcuno online e magari riusciamo a risparmiare qualcosa. In genere è più facile trovare questi coupon durante i periodi di festa, quindi ad esempio Natale, inizio dell'anno piuttosto che Pasqua e così via. Mi rendo conto che non è facile, però un tentativo sicuramente si può sempre fare. Al massimo non troviamo niente. 14° consiglio. Questo è per i festaioli. Bevete prima di andare ad una festa. Il concetto è molto semplice. I drink, anche se annacquati in discoteca, costano 9 o 10 euro, quando la bottiglia dello stesso drink probabilmente costa meno della metà. L'idea quindi è quella di bere con i propri amici prima ancora di andare in discoteca, in modo tale che si arriva lì già belli alticci e non serve prendere 2 o 3 drink a 10 euro l'uno, magari ne prendiamo soltanto uno e siamo a posto così. Se andate ogni venerdì a divertirvi, sicuramente questo è un trucco che può tornarvi utile. Infine eccoci al 15° trucco, ovvero la riduzione dell'uso dei social media. In che modo la riduzione dell'utilizzo dei social media potrebbe aiutarmi a risparmiare? Semplicemente perché i social media sono davvero tempestati di prodotti che sono in qualche modo interessanti e che ci attirano. Magari non ci servono, però in qualche modo ci pensiamo. Quindi se andiamo effettivamente a ridurre l'utilizzo di queste piattaforme dove vediamo questi prodotti, sicuramente faremo meno acquisti impulsivi. Mi rendo conto che è difficile, essendo io dipendente da queste cose, ma sicuramente ci si può provare. Spero che questi 15 consigli vi siano stati in qualche modo utili. Se così è stato, lasciate un like ed iscrivetevi al canale per altri video come questo e tanto altro ancora. Come sempre all'interno della descrizione troverete tutti i link ai miei social, ovvero Facebook, Telegram ed Instagram. Mi raccomando, seguitemi. Questo video è finito e noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!